La cantante Romina Power, attraverso la sua pagina presente su Instagram, stimola gli utenti a fare una riflessione molto profonda. Romina Power sui social network continua a condividere perle di saggezza e, soprattutto in questo periodo molto complicato per il mondo intero, invita i suoi fan a fare importanti riflessioni. Da tempo ormai, sulla sua pagina Instagram esorta le persone a vivere serenamente seguendo gli insegnamenti del buddismo, religione che lei ha abbracciato da alcuni anni. Tale orientamento sembra averle portato pace e tranquillità, e grazie ad esso la cantante è tornata a duettare con l'ex marito Albano Carrisi. Romina Power condivide riflessioni importanti davanti a una tazza di tè. In un'intervista recente, la cantante statunitense ha dichiarato che con il tempo ha iniziato a condividere i suoi pensieri e le sue riflessioni collegate alla religione buddista, con coloro che la seguono sui social network. Gli ammiratori apprezzano molto questo aspetto dell'artista anche perché diritti d'autore alcuni di essi seguono il suo stesso credo religioso. Ecco il messaggio scritto dall'ex moglie di Albano Carrisi, il mio tè mi comunica tu non hai bisogno di amore, tu sei l'amore a, un messaggio di pace e amore, due sentimenti di cui il mondo ha molto bisogno in questo periodo. La cantante racconta sempre che bisogna guardare la vita con positività senza abbattersi davanti alle avversità di fronte alle quali una persona può quadrato ritrovarsi. La fede di Romina ha forte cosa come la sua volontà di cercare sempre il lato buono della vita. Ha bisogno guardare avanti e sorridere. Credere nella giustizia divina, credere nella vita virtuosa e nel karma. Ascoltare il proprio buon senso e sapere che tutti abbiamo il seme della buddhita, queste le parole della cantante, pubblicate alcuni mesi fa su Instagram. Trattino maggiore. Trattino maggiore. L'artista americana nella sua vita ha sofferto molto e grazie o a causa di quella sofferenza ha riuscita a trovare la sua strada. Il buddismo ha aiutato Romina a trovare la forza per guardare al futuro con una nuova consapevolezza.